Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che, mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo Spirito e la potenza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avvereranno, perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno al loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel tempio aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini». Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, Questa ricca pagina evangelica che abbiamo appena ascoltato davvero dispone il nostro cuore alla festività, alla solennità che ci accingiamo a vivere, quella del Santo Natale. Ci è stato dato un figlio. Qui è l'inizio del Vangelo di San Luca e in effetti inizia proprio con questa parola dell'angelo a Zaccaria, la buona novella. Perché? Perché questa parola dell'angelo a Zaccaria precede di 3 mesi circa la parola dell'angelo alla Santa Vergine. Inizia precisamente qui l'adempimento delle parole del Signore. E vedete, l'Evangelista San Luca, con la sua solita consueta precisione, identifica un tempo, un luogo con grande dovizia di particolari, quasi a dire: questo è un fatto storico e nessuno può metterlo in dubbio. È al tempo del re Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote, nome Zaccaria, di una classe di sacerdoti che era la classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, altra stirpe sacerdotale, di nome Elisabetta,
E tutti e due erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili, cioè non potevano essere rimproverati per nulla, per nessuna cosa, tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, eppure vivevano la condizione di sterilità, non avevano figli, cosa che per quell'epoca era un obbrobrio, le donne sterili pensavano di essere maledette dal Signore. Era considerata benedizione il frutto del grembo e quindi, eppure, nonostante l'obbrobrio che il Signore aveva permesso a questa coppia di irreprensibili discendenti della stirpe di Aronne, quindi di suoi servitori, Zaccaria va a prestare servizio al Tempio, bene, non si lamentavano. Accettavano, accoglievano con buon abbandono le disposizioni del Signore. E avvenne che mentre svolgeva le sue funzioni sacerdotali, Zaccaria, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, va nel Tempio a fare l'offerta dell'incenso. A quel punto gli appare Gabriele. Gabriele è lo stesso arcangelo che il Signore ha mandato alla Vergine Maria, manderà poi alla Vergine Maria, è lo stesso arcangelo che il Signore nell'Antico Testamento invia al profeta Daniele per profetizzargli l'adempimento delle profezie del Signore. E quindi, dicendo il suo nome, il sacerdote Zaccaria avrebbe dovuto riconoscerlo per quello che era andato appunto da Daniele. Peraltro, cosa gli annuncia? Gli annuncia un fatto non inaudito, perché gli annuncia che le sue preghiere sono state esaudite, perché evidentemente ha pregato per avere una discendenza. Nonostante fosse rassegnato con sua moglie, perché a quel punto erano rassegnati, però avevano pregato e queste preghiere sono state esaudite. Ecco che tua moglie concepirà, partorirà un figlio e tu gli darai il nome Giovanni, che vuol dire Dio ha fatto la grazia, Dio ha dato la grazia. Quindi si adempie, il messaggero è conosciuto, Gabriele. Il messaggio non è un messaggio inaudito, no? Abbiamo ascoltato, per esempio, nella prima lettura di come dell'annuncio che viene fatto alla madre di Sansone nell'Antico Testamento, nei Giudici, sebbene in tarda età, sebbene sterile, diventa madre, proprio perché un angelo del Signore va e glielo dice. Ma ancora prima, la stessa Sara, la moglie di Abramo, diventa madre in tardissima età, ugualmente. La madre di Samuele, il profeta, i due libri di primo e secondo Samuele, Anna, diventa madre sebbene sterile, quindi era una cosa non inaudita. E allora a maggior ragione l'incredulità di Zaccaria viene punita. Perché? Perché dubita tanto del messaggero, che è un messaggero noto, quanto di un fatto che non è un fatto inaudito. Vedete, a differenza della Santa Vergine, alla quale l'Arcangelo Gabriele non dice di essere l'Arcangelo Gabriele, noi lo sappiamo perché lo nomina l'Evangelista, non lo dice l'Arcangelo Gabriele alla Santa Vergine, io sono l'Arcangelo Gabriele e ti dico, no? E ugualmente le annuncia qualcosa di inaudito, l'adempimento di una profezia del Signore che la Vergine concepirà e partorirà un figlio. E la Madonna non dubita di questo, ma vuole conoscerne la modalità. Come accadrà questo? Poiché non conosco uomo. Invece qui Zaccaria dubita, non ha fiducia nel Signore, nonostante sia uno zelante sacerdote, irreprensibile, vedete? Vedete? La virtù della fede, cari fratelli e sorelle, cioè il credere e l'abbandonarci alle parole del Signore, la dobbiamo esercitare anche se siamo fedeli da messa quotidiana, se facciamo la comunione tutti i giorni, se leggiamo la parola di Dio, ma dobbiamo, anche se siamo religiosi, dobbiamo continuamente esercitare la virtù della fede e rinnovare la nostra adesione con l'intelletto e la nostra volontà alla parola di Dio e dire: Signore, io credo, dirlo continuamente, in ogni occasione della nostra vita,
in ogni occasione della nostra vita, perché il Signore non smette di rivelarsi a ciascuno di noi ogni giorno, in mille modi, con mille ispirazioni, con mille eventi che capitano nelle nostre vite e in cui siamo chiamati a esercitarla questa virtù, a esercitare l'abbandono in Dio, che, come l'angelo dice alla Santa Vergine, può tutto. Nulla è impossibile a Dio, nulla è impossibile a Dio. Un'ultimissima considerazione. Dopo il castigo, cioè il fatto che rimane muto Zaccaria per aver dubitato, e quindi viene subito punito con una certa severità, ne ammiriamo però la virtù sua, la virtù del popolo che stava lì fuori in preghiera e la virtù di sua moglie, appunto Santa Elisabetta, la virtù di Zaccaria che nonostante rimane muto e viene rimproverato lì su due piedi dall'angelo, nonostante rimane, dopo essere uscito muto, quindi tutti lo vedono muto, cosa penserà di me questo popolo che sono muto? Non gli importa niente, lui sta lì e finisce il suo servizio, rimane lì muto a fare il suo servizio, a portare avanti il suo servizio al Signore. Non trae da questa cosa una giustificazione per esentarsi dal servire il Signore. Quindi il suo fervore, il suo zelo, la sua fedeltà al Signore, nonostante il castigo che ha appena ricevuto. Il popolo che stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio, quando poi uscì e non poteva parlare, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Non hanno pensato male, non sono stati lì a ricamare su che cosa è successo, su cosa non è successo, è stato castigato, è stato punito, ben gli sta, io lo dicevo, l'ho sempre pensato. No, stavano lì e capiscono che hanno una visione, che ha avuto una visione. E poi Elisabetta, benedetta dal Signore, appunto, a cui si vede ritornare il marito muto. Il marito muto evidentemente le fa comprendere quello che è successo e lei cosa fa? Se ne vanta forse con le amiche? Chiama tutti per fare festa, stappa la bottiglia non so di che cosa, di sidro, di idromele? Suona la tromba per dire il Signore finalmente mi ha benedetta dopo tanti anni di... No, ecco, si tenne nascosta per 5 mesi, perché i doni del Signore, i regali del Re vanno custoditi nel cuore. Certe cose, certi doni, certe grazie perdono il loro profumo e la loro bellezza quando ne parliamo. Ciò che accade tra l'anima e Dio deve rimanere tra l'anima e Dio. Sono doni che sono per quell'anima e non sono per l'edificazione della Chiesa. Vedete, io mi viene da pensare a Padre Pio, quando ha ricevuto le stigmate visibili, lui le aveva ricevute prima invisibili, poi a un certo punto gli è apparso il Signore, lo ha trafitto una seconda volta e gli sono apparsi questi segni sulle mani. Se andate a leggere le sue lettere al suo padre spirituale, lui sta con le lacrime agli occhi chiedendo e supplicando il Signore di lasciargli quel dolore, ma di nascondere quei segni, perché non vuole che nessuno li veda. Il pudore delle anime sante, che non mettono in piazza le loro perle, le perle che il Signore dona loro. Perché quelli che suonano la tromba, quelli che vogliono coinvolgere tutti con i loro presunti messaggi, perché io parlo con Tizio, con Caio e con Sempronio, io sono il nuovo messaggio, sono idolatri che portano a se stessi, tutti i veri veggenti si sono voluti nascondere, tutti. Santa Bernadette, che ha ricevuto le apparizioni di Lourdes, ha vissuto in una comunità religiosa per 30 anni e nessuno sapeva che lei era la veggente di Lourdes. Capite? Allora ecco, imitiamo, cari fratelli e sorelle,
San Zaccaria, perché è santo, Santa Elisabetta, perché è santa, e il popolo santo che stava lì, prendendo queste disposizioni e vivendo queste disposizioni nel nostro cuore, preparandoci con queste disposizioni ad accogliere non la grazia del Signore che viene, ma il Signore di ogni grazia che viene nel mondo, nei nostri cuori. Siano lodati Gesù e Maria.